Incubi. Ah, che spettacolo. Spettacolare. Faccio come i giapponesi. Anch'io. Davvero fanno così? Fastidiosissimi. Io ho portato una tazza per l'occasione. Falla vedere bene. È la mia tazza preferita. È la tua tazza preferita. Io faccio sempre colazione con questa. Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo Vlogmas. Oggi sono qua con lo zio Aido, ospite Ciao speciale ragazzi. Perché oggi parleremo, sai? Di cosa parleremo? Di sogni lucidi. Sogni lucidi, sogni figo, lucidi, figo. Scommetto che non te l'aspettavi. Non me l'aspettavo, è la prima volta che ne sento parlare. È un argomento a te, caro. Beh, dai. Ciao ragazzi. Perché tu ne sai apparecchie di sogni. Ne so parecchie, lucidi. Insomma, non è che ne so parecchie. Però mi ricordo che un periodo mi ero informato tantissimo, anni dai, fa. Raccontaci. Sono andato proprio sotto. Allora, innanzitutto, qualcuno di voi, se qualcuno ha fatto sogni lucidi, ce lo scriva nei commenti la sua esperienza. Però adesso vi spieghiamo che cosa sono i sogni lucidi. Quindi ce lo spieghi tu che sei massimo esperto. Ma no, beh. Beh, banalmente il sogno lucido è quando tu sei in un sogno e ti accorgi di sognare. Cioè sei consapevole, di sognare, esatto. Che è una cosa molto rara, calcolando che non si è consapevoli nella giornata. Esatto. Molte volte, anzi non sempre. È tipo un momento in cui il conscio prende sopravvento sull'inconscio, in un modo o nell'altro. E esatto. Quindi questo cosa porta? Cioè, se tu ti accorgi di sognare, siccome in un sogno puoi fare qualunque cosa, puoi plasmare il sogno come vuoi e puoi decidere di fare quello che vuoi. Esatto, quindi cose classiche tipo volare, andare con la persona che ti piace, se è solito, no? Che è la prima cosa che ti viene in mente. Giusto, raccontaci la tua esperienza. La mia esperienza. Poi ti racconto la mia. Va bene, io mi ricordo solo che ci sono persone che riescono a fare sogni lucidi involontariamente, cioè li fanno, hanno la fortuna di farli così a caso. Okay. Però molto spesso non si fanno sogni lucidi. Certo. E però ci sono delle tecniche, no? Per aumentare la possibilità di averli. Ok. Io mi ricordo che ho avuto un periodo che c'era proprio sotto con sta cosa. Ok. E mi scrivevo ogni mattina i sogni in generale che facevo. Perché quando scrivi questa sogni, è una cosa figa. Esatto, aiuta anche a sognare di più. Esatto, esatto. Okay. È vero, è vero. E poi facevo una cosa stranissima. Cioè, durante la giornata, ogni volta che mi capitava una cosa strana, cioè che non era quotidiana, non sapevo neanche cosa, una cosa che reputavo strana nella realtà, io mi toccavo, mi guardavo la mano e me la toccavo, me la spingevo così. Perché se ora ci pensi, quando tu sei nei sogni, vedi sempre tutto, ma non ti guardi mai da solo. Non ti vedi mai. Quasi mai, no? Quasi mai. E se dovessi farlo, ti vedresti probabilmente un po' sfocato, cioè insomma non avresti un'immagine nitida. Quindi cosa succede? Se tu abitui, se tu ti abitui nella realtà a fare questa cosa, ogni volta che vedi una cosa strana, in un sogno, che ci sono sempre cose strane, inconsciamente fai la stessa cosa nel sogno, solo che quando la fai nel sogno, magari ad esempio ti tocchi la mano e te la trapassi, o esatto, la vedi sfocata. Esatto, e ti accorgi e quindi che ti accorgi nel sogno di essere nel sogno, esatto. Geniale. E quindi era una cosa che poteva aiutare, certo, tecnicamente. Certo. E ti è successo? E me, ti racconto l'unico sogno lucido che ho fatto, stranissimo. Okay, vai. Praticamente sì, uno solo, poi dopo un po' ho perso la cosa, non ci facevo più tanta, vabbè, capito. Stavo giocando a biliardino, sì, ok, con degli amici, c'era una ragazza che conoscevo, ok, che praticamente a un certo punto gli ho chiesto cosa studiasse, no, che scuola facesse, è stato anni fa, quindi ancora le superiori, e lei mi ha risposto che faceva il liceo scientifico. Ok. Io però sapevo, cioè nella realtà, io sapevo che quella ragazza faceva il liceo classico. Quindi questa sua affermazione nel sogno, cosa strana, mi ha fatto capire, esatto, mi ha fatto capire che era un sogno lucido. Boom. Cioè questa affermazione, che era un sogno. E poi l'hai fatto diventare lucido. Esatto, quindi mi sono accorto fosse un sogno e quindi è diventato lucido perché mi sono reso conto appunto di sognare. E che cosa hai fatto? E la cosa brutta è che mi sono alzato praticamente subito dopo, perché questo è il brutto, che a volte ti accorgi e ti svegli, quindi sì, ti accorgi, si attiva il cervello e dici esatto, mi si sveglia, esatto, giusto. E quindi lì è una cosa stranissima, una cosa che non farei mai in realtà, però la prima cosa che ho fatto, io non avevo niente attorno, c'era sto biliardino, lei, dei due amici, io mi sono girato verso questo mio amico perché ho capito che fosse un sogno lucido e gli ho tirato un pugno. Cioè la cosa che mi è venuto a fare, gli è spaccato la faccia, è stato tirargli un pugno, non so perché, perché era una cosa che non avrei mai potuto fare nella certo, realtà, certo. Ma non volevo neanche farla nella realtà, però la prima cosa ho detto cosa faccio e quindi ho tirato un pugno e poi mi sono svegliato.
Così? Sì, mi sono accorto. Sì, mi sono accorto, ero lì nel sogno e poi mi sono svegliato. Questa è stata la tua esperienza con i sogni lucidi? Sì. Figo, stra-interessante. Sì, ci sono un sacco di cose attorno ai sogni. E poi dopo non ne hai più fatti? No, non ci ho neanche più provato tanto in realtà. Però adesso se magari ci riproveresti, magari puoi farcela. Sì, infatti vorrei. È che devi starci un po', cioè dipende, o sei predisposto comunque un po' devi... Sì, sì, sì. Poi ci sono mille tecniche in realtà, e certo. Se vai a informare ce ne sono mille. Esatto. Ti racconto la mia. Vai. Allora, a me sono successe due robe strane in particolar modo con i sogni. Una è che ero a casa dei miei, ok? Mi sono svegliato la notte, non riuscivo a dormire sul letto e sono andato giù, mi sono addormentato sul divano. E ho sognato, ed ero convinto però di aver sognato, di salire le scale e tornare su a dormire nel letto. Il problema è che la mattina dopo mi sono svegliato nel letto. Ok. Capito? Ho capito, sì sì sì. Cioè che non è un sogno lucido, ma non è un sogno lucido, ma questa... capitano. Quindi, e se fosse tutto quanto un sogno, no? Cioè se la vita fosse un sogno, se non capisci. Però c'è una cosa che tipo i neuroscienziati dicono, è che due persone, è raro che due persone facciano lo stesso sogno. Quindi tu stai sognando di essere a casa mia. Sì. Io sto sognando di essere a casa mia. Probabilmente non è un sogno. Ah, ho capito. Ah, bella questa cosa. Sì. Questo è difficile fare lo stesso identico sogno. È difficile fare, è quasi impossibile fare lo stesso identico sogno. Però nello stesso tempo io potrei sognare di essere qua con te quando in realtà non sono qua con te. Quindi non è che abbiamo due sogni diversi. Nella mia percezione è un sogno solo. Non so tu cosa stai sognando. Io sto sognando, ho capito, ma io sto sognando di essere a casa mia, che sto parlando con te, con la videocamera davanti. Magari io sto sognando che tu stai dicendo che stai sognando te. Questo stiamo andando dall'altra parte, però. Che trip. Madonna. E quindi invece il mio sogno lucido, che ne ho fatti diversi, cioè mi accorgo molte volte di essere dentro il sogno, mi succede quando? Quando faccio tanta pratica di meditazione, per esempio, che sono consapevole durante la giornata, e mi capita di essere consapevole anche nel sonno. E tra l'altro nel Dharma, nel libro, negli insegnamenti del Buddha, c'è scritta una frase che il Buddha disse, ovvero: monaci, vegliate su di voi anche durante la notte. Una veglia su te stesso una parte della notte. Questo non sappiamo che cosa vuol dire, però quindi sì, probabilmente ti accorgi anche quando dormi, ok? E il mio sogno lucido, quello che mi ricordo più in assoluto, mi sono svegliato e sono andato con Lois Lane, quella di Superman, perché cioè, è troppo bella, incredibile. Però adesso voglio spiegarvi una cosa nuova, prendo anche un foglio. Ho paura. Facciamo una piccola lezione di neuroscienze. Addirittura. E vi spiego come funziona il sonno. Vai. Ok. Quindi fase REM, tutte quelle cose. Esatto, praticamente questa è la veglia e il sonno è fatto così. Tac, tac, 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. Questo è come me l'hanno spiegato a me. Questo vediamo. È un ciclo di sonno. Sì. Che in genere dura 2 ore. Quindi qua sono le 10 e qua è mezzanotte. Ok. Ok. C'è da dire una cosa molto importante. Gli orari migliori per andare a dormire, o meglio, il sonno ristoratore, quello che ti in genere dalle 10 alle 5 di mattina. Se tu vai a dormire dalle 10 alle 5 di mattina sarai molto più sveglio e molto più energico il giorno dopo che se vai a dormire dall'1 alle 10. Ok. Capito? Ma molto di più. Ok. Infatti il Dalai Lama che cosa fa? Va a dormire alle 8.40 di sera e si sveglia alle 3 di mattina. Ok, non sono come il Dalai Lama. Non siamo come il Dalai Lama, ovviamente, però cosa succede? Qua ci sono 4 livelli di sonno, diciamo. Qua, il livello numero 1, sei... quasi sveglio. 1 e 2 sei quasi sveglio. 3 e 4 sei praticamente in coma. Sonno profondo. Sonno profondo. Qua il corpo è totalmente paralizzato. Ok. E qua nei livelli 3 e 4, nei livelli 3 e 4, lì avviene il sonno ristoratore. Okay. Che è collegato nell'induismo con il samadhi, ovvero lo stato, cioè boh, insomma, dove il corpo si autoguarisce. Ok. Ok. Infatti qua si riposano davvero, ma soprattutto avvengono le cicatrizzazioni. Cioè in questo stadio del sonno qua avvengono le cicatrizzazioni e si rilascia un fattore che si chiama GH, il fattore della crescita sostanzialmente. E infatti a parità di sonno, le popolazioni che vanno a dormire più tardi sono più basse, sono più piccole. Davvero? Rispetto alle popolazioni che vanno a dormire prima. Pazzesca questa cosa. Questa è una cosa assurda. Qua
sei nel sonno profondo e poi qua risalita e questa è la fase REM. Mm-hmm. La cosa particolare della fase REM è che è uguale alla veglia. Se tu, la fase REM è dove succedono i sogni e qua più o meno dura 10 minuti, ok? Nel primo ciclo di sonno. La cosa particolare è che se tu vai da un neuro... se tu vai da un neurologo, ok? E ti fai l'EEG, l'EEG per lui sarai sveglio. Cioè, per lui, quando sei in fase REM, sei sveglio. Mm-hmm. Okay? Il cervello funziona. Esatto, il cervello funziona. Poi, dopo, c'è il secondo ciclo di sonno, sempre fase 2, 3, 4, e la fase REM dura un po' di più, 20 minuti. Mm-hmm. Terzo ciclo di sonno, mi pare che si fermi soltanto nella fase 2, 3, mm-hmm. non sono convinto. E poi c'è la fase REM finale del quarto ciclo di sonno, eccetera, eccetera. Okay. Quindi, questo è quanto. E basta. Mi ha fatto una piccola lezione. Sì, ci sta, bene, interessante questa cosa. Basta. Tanto mi è venuto in mente prima una cosa che abbiamo detto sui sogni lucidi. Che perché le persone vengono da fare cose tipo volare, andare con la persona che piace e così via? Perché nel sogno tu provi le stesse sensazioni corporee di... giusto. Come se fossi sveglio praticamente. Che figata. Quella è la cosa assurda. Quindi se avete fatto sogni lucidi, fatecelo sapere, raccontateci la vostra esperienza. E spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie a Ciao ragazzi.